Ecco Mau, gruppo FCA, siamo in un bellissimo ambiente pieno di nuove tecnologie, di robot. Voi siete leader mondiali per l'automazione o tra i leader mondiali dell'automazione e siete abituati a lavorare con grandissime imprese, con start-up, con piccole e medie imprese, targettizzate i vostri prodotti, ma siete anche in grado di appunto costruire linee di produzione standardizzate. Qual è il vostro ruolo e le difficoltà che dovete affrontare nel trasferire le tecnologie e nel parlare con player così diversi? Sì, ecco, quello che cerchiamo di fare è di impostare quello che sono le linee di automazione industriale basandoci su quello che sono i nostri prodotti standard, cercare di standardizzare i building blocks delle nostre linee di automazione. Qui nella showroom vedete alcuni degli elementi e degli ultimi sviluppi che Comau ha fatto in termini di prodotto, proprio per riuscire ad offrire ai propri clienti sistemi di produzione all'avanguardia. Qui accanto a me vedete un robot collaborativo. Questo è caratterizzato da questa pelle sensibile, che in particolare la tecnologia di questa pelle è stata sviluppata in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna a livello di tecnologia e ci ha portato ad avere sul mercato un robot collaborativo con un rivestimento tecnologico, ma all'interno del quale c'è un robot industriale standard, diciamo, e quindi noi possiamo applicare questa skin sia a un robot di piccola taglia come quello che vedete qui, ma anche a robot di taglia più grande. Noi lanceremo sul mercato quest'anno il primo robot collaborativo da 170 kg di payload. E la caratteristica è che è sensorizzato. È un nuovo materiale, una sorta di nuovo materiale. Sì, il brevetto in questo caso è della tecnologia all'interno di questo rivestimento, di questa skin sensorizzata, che permette, applicandola sopra a un robot industriale standard, di renderlo collaborativo. Perfetto, andiamo a vedere altri prodotti? Tornando al tema del trasferimento tecnologico, Mate è un esoscheletro che nasce dalla collaborazione tra grandi imprese multinazionali, spin-off universitari del Sant'Anna di Pisa, e diciamo che questa collaborazione è anche una parte importante, fondamentale dell'evento del 12 ottobre di Iacobacci, a cui sarete invitati, siete un partner di peso, il 4T. Come vi ponete, come gestite voi il trasferimento tecnologico e come è nato Mate? Ecco, come diceva giustamente, questo qui è il frutto di una collaborazione tra una spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, Comau ed Ossur, che è leader nella costruzione di protesi. È un esoscheletro passivo, meccanico, totalmente meccanico, per alleviare quello che sono gli sforzi degli arti superiori. Per fare questo Comau ha aperto un piccolo ufficio accanto alla Scuola Superiore Sant'Anna, proprio per lavorare assieme alla spin-off a Juvo, e questo è il risultato di questo lavoro congiunto tra grandi e piccole imprese, spin-off, e speriamo avrà successo. È già sul mercato? Questo qui è stato presentato recentemente alla fiera di automatica in Germania e verrà messo sul mercato a partire dal novembre-ottobre di quest'anno. Edo è un altro dei vostri prodotti che mostra la vostra versatilità. In questo caso avete lavorato esattamente come una startup e avete creato un robot modulare che si può acquistare su internet e pensato per il consumer e non per la grande impresa. Quindi è una cosa
che sembra un po' folle detta da Comau. Cos'è? Come funziona? Sì, sì, in effetti ha ragione. Per quanto riguarda l'approccio, sembrerebbe un pochino folle, perché Comau si è lanciata in questa iniziativa creando al proprio interno un team di persone che hanno lavorato in modalità startup, creando dal foglio bianco questo prodotto che vedete qua dietro, ma creando proprio un approccio completamente diverso a quello che è la robotica, e in particolare non industriale. Quindi questo qui è un prodotto consumer, totalmente open, che è stato sviluppato dal foglio bianco per avvicinare le persone al mondo della robotica. Quindi questo oggetto si può acquistare online, si può comporre come si vuole, si può programmare come si vuole, si diventa automaticamente membri di una community per scambiarsi quelle che sono le esperienze e scambiarle anche con Comau, che può imparare da quello che è il mondo esterno. Allora vi aspettiamo il 12 ottobre e vedremo cosa ci racconterete. Assolutamente, avremo anche degli esempi dei prodotti che abbiamo visto, e quindi ci vediamo il 12 ottobre.